Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi, come da titolo, vado a cambiare mezzo in vista del viaggio a Capo Nord. Oggi mi tocca cambiare mezzo per un giorno, quindi lascerò questa moto al concessionario. E per il momento ne ti ritirerò un'altra. Però non so se capirete bene dal titolo, non dovrebbe essere una moto. Io spero che sarà una moto, però mi sa che sarà uno scooter. Uno scooter di cortesia. Visto che mi dovranno tenere lì la moto per fare, diciamo, tagliando, farò fare il tagliando dei 24.000, anche se sono a 23. Dato che comunque fra 2 o 3 settimane, 2 settimane e mezzo, ormai quasi 2 settimane, partirò per Capo Nord, quindi voglio avere la moto al 100%, quindi il tagliando è d'obbligo per partire, diciamo, un po' più sicuri, anche se comunque dovrebbe essere sicura. Comunque è una moto nuova praticamente, a 23.000 km, ragazzi, per questi motori sono una bazzeccola. 23.000 km, quindi siamo sempre più vicini, ragazzi, al giorno della partenza. Questo periodo sarà un periodo di preparativi, quindi vi farò vedere un po' tutta la preparazione del viaggio, tutto quello che farò, diciamo, per partire al meglio, tutto quello che preparerò per partire al meglio, almeno si spera. Moto che ultimamente la sto lasciando un po', diciamo, ferma, non la sto utilizzando più di tanto per, diciamo, conservare un po' le gomme, visto che sono in pratica hanno su 1000 km, quindi diciamo le voglio conservare un po' per queste 2 settimane che mancano, per appunto poter affrontare al meglio il viaggio e senza star lì a cambiarle, ecco. Poi sicuramente una volta che tornerò valuterò la condizione e se sarà il caso si cambieranno, sempre con le TKC 70, che per il momento mi sto trovando davvero bene, e per fare qualche sterrato sono ottimali. Anche perché una volta che tornerò da Capo Nord, ragazzi, riprenderò a registrare la serie sugli sterrati, visto che per il momento l'ho fermata. L'ho fermata perché comunque appunto ho in previsione questo viaggio importante, però tornerà davvero molto presto e ho delle comunque tappe, delle località, dei giri abbastanza interessanti da poter fare, ad esempio Alta Via del Sale, Colle della Sietta, tutte comunque strade abbastanza interessanti. In più sicuramente ci sarà da ritornare ancora in Traslessinia, visto che non l'avevo fatta completa al giro e mi era piaciuto molto, per, diciamo, oltre che per le zone, anche per la strada, la facilità con cui si può percorrere con la strada, con anche con una maxi enduro. Grazie.
appunto ritornerà presto anche questa serie dei dalle strade sterrate. Sicuramente dopo la serie del viaggio a Capo Nord, che come ben sapete conterrà qualche sfida che vedremo se riuscirò a centrare, ovvero budget sotto i 1000 euro, anche se comunque che succede. E come vi stavo dicendo ragazzi, budget sotto i 1000 euro, vedremo se ce la faremo, anche se lì diciamo siamo un po' forse corti visto il costo della benzina, però vediamo. Ovviamente io di budget per il viaggio ne ho messo di più, però cercherò di stare sotto i 1000 euro e appunto restare dentro nelle sue 2 settimane, facendo un itinerario comunque anche abbastanza interessante, cioè non andare su e poi tornare giù diretto, però fare dei giri, andare a visitare qualche posto abbastanza caratteristico. Sicuramente non si riuscirà a fare tantissime tappe al 100%, cioè tutte le cose che ci sono non riuscirò ad andare a vedere, però pensavo almeno 4-5 posti, ad esempio faccio un esempio, le isole Lofoten per il momento sono nel programma, quindi dovrei riuscire a farle. Isole Lofoten, la North Atlantic Road, tutte queste cose qua, se si riesce casa di Babbo Natale in Finlandia, quindi riuscire a fare un itinerario appunto abbastanza interessante. Sicuramente sarà il percorso un po' tirato, un po' tiratino, però soprattutto all'andata, visto che ho calcolato di essere su in 4 giorni e mezzo, ovvero partenza sabato pomeriggio e in teoria l'arrivo sarebbe mercoledì sera a Capo Nord, e poi il ritorno, visto che comunque si può avere un po' più tempo a disposizione per fare i chilometri, tornare un po' più tranquillamente. Però comunque questo è, diciamo, a grandi linee programma. Voi ragazzi iscrivetevi al canale per restare aggiornati, attivate la campanellina per sapere se riuscirò a fare questa cosa qua. Non sto andando vicino a casa, ma sto andando, cioè non è lontanissimo da casa, sono 20 km, però questa volta il tagliando glielo faccio fare direttamente da Suzuki, quindi vado a casa Suzuki, in quel di Bonate Sotto, da Mazzola Moto. Non è sponsorizzato niente, però visto che mi sembrano persone molto competenti ve lo consiglio. Quindi oltre Suzuki potete trovare adesso anche Triumph, quindi ragazzi Mazzola Moto, se ragazzi Mazzola mi sentite, ricordatevi un bello sconticino. E niente, quindi andiamo e facciamo fare il bel tagliando. Ragazzi, Mazzola Moto, qua Suzuki Triumph, però noi andiamo in officina che è qua dietro. Uppala, eccoci. Vedete, Triumph e Suzuki.
Ta-da! Eccoci qua. Mezzo sostitutivo preso, mamma mia. Mezzo sostitutivo preso e si va a comandare. Burgum 400, ragazzi. Che cancello. Però almeno c'hai due freni così. Spettacolo! Al va con l'orche! E col Burgan tangenziale andiamo a comandare! Fallo cantare! La cosa bella di questo scooter che è, diciamo che ho una poltrona. È una poltrona, ragazzi. Mi ci addormenterai sopra. Poltroncina. Anche se sono un po' costretta, però posso metterli anche qua così. Così. Ah, che bello così. Questo è proprio alla sciallo. Vado in giro alla sciallo. Op, te, via. Al Burgamman. E se ci vado con questo capo nord? Ma neanche per sogno, ragazzi. Neanche per sogno. Però devo dire che magari per andare al lavoro così ci sta una cosa così. Magari piuttosto che la macchina, un bel Burgman, tanto è bello protetto, fa un caldo, boia dietro qua. Il Burgman. Poi sospensioni da rivedere, ragazzi. Il Burgman! Vai col Burgman! Fallo andare il Burgman! Da una vita che non guidavo più uno scooter, ragazzi. Mi sto divertendo. Per questo video è tutto. Da me e dal Burgman è tutto. Io vi ringrazio ancora per aver visto il video. Ho parlato di un po' di cose, quindi spero che, se non vi siete ancora iscritti, queste cose che vi ho detto oggi vi convinceranno ad iscrivervi al canale, perché arriveranno tanti bei video. E quindi, ragazzi, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace e attivate la campanellina delle notifiche per restare sempre aggiornati. Io vi ringrazio ancora e alla prossima. Ciao, ciao!